di Berenguer davanti a sopra 30 calcio esterno. Land of Giant, come dice l'esterno di Luigi Giuliani. Nino Murru per la vittoria di Terry dell'Alghero, praticamente in battuta qua a Sassari, si dimostra lì comunque una grande cavalla ad onte dei 64 kg che portava in groppa. Sì, la preoccupazione maggiore erano i chili, però Bruno, quando ci sono, cioè, le categorie sono fatte per quello, cioè lei anche con tanti chili, se la corsa mi è venuta bene, bella andatura, sono riuscita a coprirla bene allo steccato, addirittura quando l'ho scoperta sembrava appena partita, un'annata fantastica per Terry. Sì, una gran cavalla che però quando aveva superato i 60 kg aveva faticato un po' a trovare la verve che ha sempre dimostrato, oggi invece... Stiamo parlando del città di Villacido, del Gran Premio Regione Sarda, sì. Però era una distanza diversa, c'erano 400 metri in più in quell'occasione. Sì, sicuramente è una cavalla un po' lunatica, le deve girare tutto bene, sia il viaggio, ad esempio non penso che sia una cavalla che piace tanto viaggiare, però quando ti viene lo schema ideale è una gran cavalla. E lo ha dimostrato oggi vincendo il Nino Costa, complimenti Nino, ti confermi leader della classifica Fantini, vince un'altra corsa importante, bravo, in bocca al lupo per il futuro. Dai, va bene così, grazie. Di scuderia da Leonardo Chiesa per celebrare il successo di Terry dell'Alghero nel Nino Costa, una delle cose più importanti del programma di Sassari. Una bella soddisfazione questa cavalla che a Sassari resta imbattuta in tre uscite, aveva vinto il BBA, l'handicap d'estate e ora il Nino Costa. Fiduciosi per il peso che portava sulla groppa, dai, però alla fine ha prevalso molto la qualità. Senti, una corsa tattica gestita bene da Nino, che insomma ha aspettato poi alla fine la retta per richiedere maggiore impegno. Terry D'Alghero che ha risposto bene con uno scatto secco e reattivo lungo la corda, si è staccata bene da avversari comunque validi. Sì, c'era un bel lotto di cavalli molto, molto valido questa volta rispetto alle volte precedenti, però sicuramente la forma di Nino ci ha aiutato tanto, ultimamente sta sbagliando poco e niente, dai. Senti, al Gran Premio è uscita fuori quadro, forse era troppo lunga la distanza di 2004 a Chirivani, anche se lei aveva vinto in primavera, se non sbaglio, sulla distanza. È una cavalla che sia Villacido che in quell'occasione era attesa, va steccato, te lo spieghi in qualche modo oppure a volte bisogna anche perdere? Sicuramente bisogna anche perdere, se no diventa monotono il gioco, ma sicuramente lei la distanza 2-4 gli è un filino lunga. E poi vabbè, qua il giorno del Gran Premio Regione Sardegna sicuramente la cavalla era anche in calore, qualcosa l'avrà anche un po' disturbata, però io resto del parere che 2-4 sono un filino lunghe per me. Sì, intanto ha vinto comunque, si è riscattata subito, vincere questo Nino Costa, 4 vittorie in sua uscita quest'anno per Terry D'Alghero, c'è la possibilità di vederla nuovamente in continente? Ah, speriamo, adesso vediamo il programma che fanno queste ultime giornate di Villacidro, che verranno fatte Sassari e Chilivani, e valuteremo in base al programma, dai. Complimenti a Leonardo Chessa che si conferma leader della classifica allenatori, 35esima vittoria stagionale, già superato il tuo record personale, bravo, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Vai minore! Ancora il Giovanni Angius ritrova Fiore di Lotto ritrova Giovanni Angius, una bella conferma, diciamo. Sì, un po' di rammarico, un po' tanto, perché era rientrato benino rispettandolo tutta la dirittura in programma con il derby, poi purtroppo ha avuto un'influenza e quindi sono sempre le parole che quando stanno male i cavalli vanno nel box, hanno fatto super buoni. Oggi era quasi un rientro, era tosto perché ha pagato un pochettino, ma infine
siamo riusciti a vincerla bene. Sì, lui è stato impeccabile in tutta la primavera, ha vinto l'internazionale, poi rientra ad agosto dove comunque è terzo, non è che c'erano da fare i drammi, e oggi però ritrova insomma quel piglio che avevamo ammirato in primavera. Sì, sì, mi è uscito un po' troppo focoso, con la voglia di correre matta che non riuscivo a tenerlo troppo coperto e tutto, però in fondo ha vinto la classe. Dai. Sì, 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 bravo Giovanni. Grazie Bruno. Mario Marras, per il successo di Fiere di Lotto, insomma, abbiamo ritrovato il cavallo tanto ammirato e applaudito questa primavera. Sì, abbiamo ritrovato il cavallo che era un po' in ritardo, che abbiamo avuto dei contrattempi, però è ritornato ad essere quello che era. Sì, un guerriero, perché ha lottato per portare a casa la vittoria, e, insomma, rientrava in poche parole dopo il terzo posto di fine agosto a Chilivani. Ora che l'hai ritrovato, quale può essere il programma per questo cavallo? Dobbiamo vedere i programmi in giro che ci sono, se ne rifanno delle corse nostre qua in Sardegna o se ci sarà una corsa fuori, se ci sarà una corsa fuori da poterlo portare. Pisa, se, perché quella che c'è adesso non è, mi sa, non ci possiamo manco correre, quella che c'è adesso, sì, fino sì, avanti, a dicembre. Magari a dicembre, speriamo che... Ce lo merita di uscire fuori. Un grandissimo cavallo, Fiere di Lotto, l'ha dimostrato, 5 vittorie su 6 corse se non sbaglio, quindi non è da tutti, quindi bravo Mario che l'hai preparato sempre al top, perché per vincere le corse insomma bisogna preparare i cavalli. Complimenti. Grazie, grazie.